Dopo 2 anni siamo ancora qui a chiedere un po' di giustizia per quello che abbiamo fatto, perché dal 2013 che subiamo un calvario in tutti i sensi, sia dalla parte dei mafiosi, sia dalla parte dello Stato, il quale ci dovrebbe proteggere e comunque garantire. Ma non garantire perché noi vogliamo qualcosa, garantire con le leggi che ci sono. Far rispettare anche da chi conosce e dovrebbe applicare queste leggi, a garanzia di queste persone, come noi, testimoni e imprenditori denuncianti, che hanno fatto il loro dovere. Oggi ci ritroviamo qua dopo 2 anni, a causa di un diciamo nostro malcontento sul fatto di non aver ottenuto la sospensione dei termini. La sospensione dei termini non è un documento che ci dà possibilità di guadagno o possibilità di sviare il nostro dovere. È solamente un documento che ci permette di andare avanti nell'attesa di ricevere un riconoscimento da parte dello Stato, che ad oggi, dopo quasi 7 anni, se non di più, non ci è stato dato. E ad oggi, ogni volta che vado in prefettura a chiedere a che punto è la pratica, mi viene detto: ah, sa, la prossima settimana va in comitato. È da 7 anni che mi dicono la prossima settimana va in comitato. Da 7 anni. Sicuramente il comitato avrà cose più urgenti da discutere e la mia pratica non gli interessa. Ma adesso hanno superato i limiti, sono arrivati, cioè o mi danno la sospensione dei termini o mi danno il mancato guadagno. L'altra cosa più assurda è che chi doveva rilasciare la sospensione dei termini sostiene che la sospensione dei termini non entra in sintonia con il mancato guadagno, ma che sono due cose parallele. Non è così, perché c'è una circolare della prefettura dove dice che se io, prefettura, Stato, ancora non ti ho dato il mancato guadagno, ti concedo la sospensione dei termini nell'attesa della quantificazione del mancato guadagno. Vorrei fare un appello al capo dello Stato. Lui sa cosa vuol dire essere vittime di mafia. Io non voglio vergognarmi da buona siciliana e da buona palermitana di quello che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto per i nostri figli, lo abbiamo fatto per i giovani. Noi non vogliamo nulla, non vogliamo soldi, non vogliamo riconoscenze, vogliamo solo lavorare, ma lavorare con la serenità di poter lavorare, non così, con la disperazione di ogni giorno non sapere come andare avanti.